Buonasera, siamo davanti alla Villa Oliva a Cassano Magnago e abbiamo qui l'opportunità di intervistare tre volontari FAI per un evento nuovo per la città di Cassano. Buonasera a tutti, sono Antonella Franchi, sono il capodelegazione della delegazione FAI del Sipprio. Quest'anno abbiamo scelto di aprire come località nel nostro territorio Cassano Magnago, perché negli anni passati abbiamo fatto soltanto un piccolo evento e invece quest'anno volevamo dare luce a quello che è questa cittadina nel nostro territorio. In particolare ringrazio sia il vecchio sindaco che ha accolto immediatamente la richiesta e il nuovo sindaco, l'architetto Taviani, che ha accettato di darci supporto, di coadiuvarci in questa apertura. A Cassano abbiamo aperto 5 beni, oltre la Villa Oliva che state vedendo alle mie spalle, abbiamo aperto l'Oasi Bozza e l'ex chiesa di San Giulio, la chiesa di Sant'Anna e l'asilo dell'infanzia Aquilone. Qui a fianco a me ci sono dei due volontari, la risorsa più importante di quello che è il FAI. Grazie al FAI volontari, il FAI può esistere, esiste e sono la cosa principale. Abbiamo Giusy che oggi qua a Villa Oliva ha fatto tutto il giorno la guida, la narratrice, e in Villa Oliva ci sono state, pensate oggi, 425 presenze. Vuoi dirci qualche cosa, Giusy, delle sensazioni? Buonasera, mi chiamo Giusy, sono una volontaria del FAI. Ho iniziato a Villa Necchi Campiglio e ora sono con il FAI Sepio con tanto piacere e con tanto onore. E anche la giornata di oggi è stata ricca di esperienze, di emozioni. Ho visto l'apprezzamento da parte di tutti i visitatori per quello che vedevano inaspettato. Una riscoperta di qualcosa che le persone ci passano davanti tutti i giorni eppure non riescono a identificare, ad avere il dubbio di cosa potrebbe esserci all'interno. E quindi sono molto contenta di aver potuto dare questo mio contributo alle persone che sono venute oggi, perché tramite le spiegazioni che abbiamo avuto da una persona, da un critico molto autorevole, sono riuscita a trasmettere a mia volta le mie conoscenze certe a queste persone che oggi sono state con noi e mi auguro di rivederle ancora presto. Bene, passiamo adesso invece la parola a un nostro giovane volontario e delegato che si occupa di coordinare il gruppo giovani e anche in questi 2 giorni ha partecipato attivamente a queste giornate FAI d'autunno. Buonasera, Marco sono Clerici. Marco e un invito velocissimo, fondamentalmente ad apprezzare quello che il FAI fa e ha fatto in queste 2 giornate e successivamente un invito a che anche voi che ci guardate possiate decidere non solo di venire alle giornate del FAI, ma anche di essere partecipi in prima persona. Quindi parlo a nome mio per i giovani che ci possono ascoltare, ma parlo anche a nome del delegato che coordina i volontari in generale. Partecipate, ne vale la pena. Ne vale la pena perché è un'esperienza formativa e che permette di riscoprire delle bellezze del territorio che altrimenti si fatica a vedere. Quindi iscriversi al FAI è veramente facilissimo, che sia come volontari guide o come volontari di banco. Basta andare sul sito di FAI e lì trovate proprio la sezione, diventa volontario. Ed è l'invito che sinceramente di cuore mi sento di farvi. Iscrivetevi perché ne vale la pena. Bene, grazie.